Film italiani ieri in uscita nelle sale, più altri sei non di cinema italiano. Cominciamo subito con 5. Simona Bruno, violinista, ci introduce con il suo violino per quanto riguarda la colonna sonora proprio di 5. Simona Bruno. Il regista Domine Do, Francesco Maria, si è Buonasera. Più immedesimato in questa che altro sono esibizione. emozionato, cioè, da un'accoglienza del Perché? genere. Ma no, è stato un piccolissimo film veramente indipendente, fatto senza fondi di nessun tipo, né preacquisti televisivi né del Ministero, dello Stato. È stato fatto con fondi privati da un produttore povero, è una cosa che si può dire, cioè non con soldi. Siamo usciti nelle sale in pochissime copie, perché la nostra idea è quella lì di mantenere una copia, cioè una media copia e restare il più possibile. Che storia è, È Francesco? tratto da una storia vera. Non è un film a sfondo sociale, tengo a dirlo, né un film neorealista, perché ha ben alte qualità il film neorealista. È praticamente una caratterizzazione, un'esasperazione di quelli che sono i cliché criminali dei vari film, tipo La banda delle Magliane, e le storie dei banditi alla Vallanzasca. Un po' caratterizzando proprio questi cliché. Le vere fonti di ispirazione credo che siano i poliziotteschi di Fernando Di Leo, di un cinema a cavallo tra gli anni 70-80, dove necessità faceva virtù, come nel nostro caso, e dove c'era un cinema più artigianale piuttosto che artistico. Niente togliere al cinema artistico, che a me personalmente piace, però l'idea era di tornare a fare un film artigianale con pochi mezzi, con tutte le idee possibili che potevamo avere per quei mezzi, e intrattenere, fin di intrattenimento. Luis Siciliano, l'autore della musica, ha sentito il violino di Simona Bruno siciliano? Sì, devo dire, una bellissima esecuzione Va bene. e la ringrazio pubblicamente, È stato difficile meravigliosa. comporre musica per questo 5? No, in realtà è stato un processo, devo dire, molto naturale, anche perché con Francesco ci lega un'amicizia fraterna e ho visto il film e praticamente proprio perché si tratta di un film a bassissimo budget, mi sono chiuso in studio quasi più di un mese dove ho suonato circa 30 strumenti e ho registrato tutto da solo in solitudine, facendo le nottate, guardando queste immagini scorrere sul video. È stato veramente un'esperienza. Ringrazio Francesco che mi ha dato la possibilità di farla. Allora, Domine Do, ora la parola ai critici che hanno Aiuto. visto 5. Cominciamo con Anselma Dell'Olio. Allora, sì, questo direi che la parte più riuscita del film è proprio questo segno visivo molto marcato e benvenuto a un genere che purtroppo noi pratichiamo poco in Italia, lo diciamo spesso che ne abbiamo bisogno. Questo è un giovane regista di talento, gli attori sono estremamente ben scelti, sono cinque amici che si conoscono in riformatorio e poi continuano la malavita dopo. È vero, non c'è niente di neorealistico, questo secondo me è positivo perché si sente che c'è un. Mi ha ricordato più che un romanzo criminale o Vallanzasca, mi ha fatto venire in mente Carlito's Way e per il rapporto con la famiglia anche i Sopranos. Quello che purtroppo manca è una storia forte, perché i cinque personaggi sono abbastanza diversi, ma non sono sufficientemente approfonditi ognuno per sostituire una storia. Direi che c'è freschezza visiva, molta freschezza nel girare e nel scegliere i personaggi e nel dirigerli, recitano tutti bene, sono convincenti, ma poca freschezza di sguardo, ci vuole una storia che ti crea attesa, perché si sa che finirà male, però quindi non devi solo sapere che finisce male, ma avere tensione per i personaggi, e questa è la cosa che manca. Ma c'è talmente molto c'è, quindi vorrei incoraggiare proprio la direzione. Allora, Dina Disa, un film violento? Ma è un film, a me è piaciuto, beh, certo è un film che parla di ragazzi di vita, potremmo dire, quindi questi cinque ragazzi, tutto ambientato in una Roma poi molto bella, particolare quella del quarticciolo di Roma Est, bella nel senso molto vera,
e i ragazzi vogliono i soldi facili, si danno da fare col traffico di droga, poi alla fine invece fanno il salto di qualità e fanno la rapina. Ma qui si vanno a incocciare proprio con un'altra realtà, è quella della mafia russa, quindi con realtà ancora più grandi di loro, e si ritrovano incastrati in questo disastro tra delinquenti. Quindi il film a me è piaciuto perché è chiaro, è un'opera prima e ha le sue ingenuità, a volte il ritmo cala e poi riprende, però ritrovo questi ragazzi tutti molto bravi. Branciamore anche mi è piaciuto molto. E poi è una storia vera, non so, ecco, il fatto dei poliziotteschi di Ferdinando Di Leo è della stessa radice tarantiniana, anche Tarantino un po', sì, vabbè, certo non facciamo nessun paragone, però ecco. Per dire che è già un allora, bel biglietto. Professoressa Attili, professor Bennato, siamo di nuovo di fronte ad un cinema che ci racconta la realtà quotidiana, ragazzi di vita, droga, rapina, allora... Professoressa Attili. Sì, benvenga un film che descrive delle situazioni che si trovano nella vita reale e che sono tutte basate, queste storie, su una devianza molto forte che emerge da delle condizioni socio-economiche particolari. Quindi è un film che potrebbe essere anche un film di denuncia, che serve a richiamare l'attenzione su come certe situazioni di degrado non possono che portare al disadattamento. Mi sembra interessante questo film per questo intreccio tra la colonna sonora e la narrazione, cioè come se questa storia venga narrata attraverso la musica, quindi c'è un filo conduttore e questa musica è estremamente, ha un impatto estremamente emotivo e serve ancora di più a far capire qual è il dramma di questi cinque ragazzi che si ritrovano coinvolti progressivamente in situazioni senza via di uscita. Professor Diciamo che in questo caso mi sembra di capire che ci sia un'accelerazione sulla dimensione dell'iperrealismo, no? Che molto spesso diventa, quando diventa parossistico, comunque quando viene portato alle estreme conseguenze, diventa quasi una metafora di se stesso, quindi anche un meccanismo emblematico di parlare di situazioni di disagio, anche se con un registro molto diverso. Quello che mi sembra interessante è appunto l'utilizzare i registri forti per raccontare storie di disagio che comunque non sono solamente delle periferie, ma sono ormai pervasa tutta la società contemporanea, quindi citando il poeta, secondo il classico principio per cui le famiglie felici sono felici tutte allo stesso modo, mentre le famiglie infelici, ognuna è infelice a modo suo. Allora, procediamo per ordine, sentiamo Bertarelli, Caprara e Sgroi, ma prima il pubblico, Dominio D'Occhi, ha visto il suo film, mi sembra finora sta andando bene, per ora sì, per quanto riguarda la sua prima volta come regista. La mia prima volta, ci sono stati dei piccoli tentativi su dei cortometraggi in qualche festival più o meno piccolo. E l'attore? Un ricordo o no? No, non è un ricordo. L'attore, forse fa anche l'attore ancora. Non è un ricordo, in realtà è stato interrotto perché siamo stati 2 anni dal momento in cui abbiamo cominciato le riprese a ieri che è uscito in sala appresso a questo film. Abbiamo fatto veramente tutto da soli per promuoverlo, per fare qualsiasi cosa. Non appare in questa pellicola lei? No, una forma di autocompiacimento non mi interessa, già è tanto difficile stare di là dello schermo, ci sono attori bravissimi, il ruolo che l'ha fatto Rolando Ravello, un ruolo che potevo fare io, che è un attore strepitoso. Cioè. Allora, il pubblico che ha visto 5, uscita sala. Non può. A me mi ci metto giù, cremo via mano. Non ti preoccupa, a noi non ci devi di niente. Chi è stato per bestione del sesso, eh? Quello delle pulizie. Fai coraggioso. Coraggioso per come è stato fatto, per le condizioni in cui è stato fatto e anche per i risultati ottenuti, cioè è bello, interessante. È un tentativo di fare proprio un nuovo genere intorno a un filone. E quello della banda da Magliana, che non è una scimmiottatura. Molto forte come impatto. Per essere il primo film di Walter Derrico, veramente un bel film. Molto bello, molto forte. Secondo me è un bravo regista, comunque anche i costumi giustissimi. E chiaramente comunicano che tutte queste battaglie che fanno attraverso
queste bande che si creano oggigiorno sono inutili, alla fine portano soltanto alle disgrazie. Sì, mi è piaciuto abbastanza. Devo dire, mi è piaciuto molto. È d'azione, è carino, fatto bene, bravo Branciamore, bravi tutti. Fa tutto Cristian Marazzilli, veramente genuino, bravo, veramente ottimo. Bello, ben fatto, recitato, tutto, fotografia stupenda. Insopportabile, sì. Non mi è piaciuto assolutamente. Rispecchia comunque le tematiche che si devono affrontare oggi, quindi mi è piaciuto. Adrenalinico, coinvolgente, molta la grinta che dà come film. Consigliare da vedere, molto bello. Meraviglioso, tutti gli attori stupendi. Tutti gli attori eccezionali. Bello, un bel film. Questo cast veramente si è creata un'amicizia anche al di fuori, abbiamo lavorato duro per rendere al meglio e spero che vi sia piaciuto. Mi servono delle sigarette. Ma te sei messo pure a fumare? Anzi, portami un paio di sigarette, che è meglio. È importante, ma... Il tempo è finito, è scaduto. Oh, fai bravo, eh? Le sigarette in carcere sono meglio di soldi, ci servivano per procurarci le scatolette di tonno. Una volta infilate dentro un carzino diventavano un'arma micidiale. Massimo Bertarelli da Milano, 5. Ma se 5 è anche un voto, direi che ci siamo, perché è molto un po' rozzo il film, però ha dei momenti in cui si lascia seguire volentieri a una discreta tensione. Poi mi è piaciuta molto l'autoironia, il riferimento ai soliti ignoti e alle Iene, cioè parlare di film nel cinema. E ecco, io come solito, a parte il fatto che mi spiace che di certi film, chiamiamoli minori, non vengano fatte le anteprime a Milano, e difatti questo è l'unico film italiano che si è potuto vedere, grazie a un DVD misericordioso, ecco, c'è insistito al romanesco, ma qui può essere perdonato perché siamo nella periferia romana. Ecco, mi fa un po' ridere che tutti i nomi degli attori vengono troncati, i nomi dei personaggi, Louis, Emilia, Manò, e un po', ecco, ho trovato sopra le righe, chiamiamola la maîtresse della mafia, con quella scena di disperato sadismo, ma per il resto direi che è un avvio promettente. Caprara. Mi è piaciuto molto, ero d'accordo con quanto diceva Anselma, era molto forte sul piano visivo e meno, diciamo così, su quello della storia. E quindi vorrei confortare Dominedò dicendogli che non deve avere complessi nei confronti del cinema artistico, come lo ha chiamato lui, perché, guarda caso, il suo film è molto più bello, molto più riuscito quando non è artistico, piuttosto che sul versante della costruzione di una così visione superiore da C'era una volta al quarticciolo, che invece è quella più debole. Quindi prosegua su questa strada, secondo me, secondo gli spettatori, perché c'ha una unghiata, una forza visiva che è assolutamente sconosciuta, specialmente a questi giovani astenici da cineclub che vengono fuori tutti così, tutti in punta dei cahier. Mi piace molto di più lui. E Ornella Sgroi cosa pensa di questo primo film di Dominedò 5? Ornella. Penso che sia un film curioso, perché in realtà secondo me l'elemento caratterizzante di questo film è proprio quell'atteggiamento anche un po' giocoso, quasi macchiettistico, che caratterizza un po' la pellicola, ma soprattutto i personaggi, che hanno qualcosa anche del fumetto e in alcuni momenti inducono anche un po' al sorriso. Diciamo che se in effetti era proprio questa l'intenzione del regista, forse avrebbe dovuto spingere un po' più su questo elemento, cercando di definirlo in maniera un po' più chiara, perché altrimenti potrebbe essere un rischio nell'approccio con il pubblico. Io temo che possa non essere immediatamente compreso e criticato perché un tentativo alto non riuscito. Invece credo che sia perfettamente in linea con le intenzioni del regista. Allora, diritto di replica a queste analisi, a queste critiche. Ma sono tutte meravigliose, perché fino adesso è andato tutto benissimo, è vero.
stato definito in conferenza stampa fumetto criminale più che romanzo criminale dei poveri, diciamo, con certo senso. Graphic novel. Romanzo grafico. E anche una ballata rock, ma hanno detto anche una ballata rock, era divertente. Valentina Izumi vedrà questo film, per esempio, da quello che stavo detto sinora. Sì, io voglio vederlo questo perché? Film. Perché? Beh, perché ho visto già tutti quelli che sono appunto romanzi criminali, balanzasche varie. E invece questo genere che appunto mi ha davvero fumetto criminale, questo fumetto criminale vorrei davvero andarlo a vedere. Sì, sì. Passannante, Ulderico Pesce, che film è? Secondo